Allora, buonasera a tutti. Oggi siamo in questa bellissima location dove non è che possono entrare tutti quanti. È il convento di Santa Cecilia, giusto? Ci stiamo preparando a un bellissimo evento che si farà sabato prossimo nella fiera di Gravina. Si tratta della storia di Monsignor Sanna. I gravinesi sanno chi è, sta più che dire, è stato un vescovo, è diminutivo, è stata una grande persona della nostra Chiesa, una persona che ha saputo trovare nei giovani quella scintilla per far fiorire appunto la cristianità e il bello di stare insieme. E oggi, anzi, questa sera, questi due ragazzi dimostrano cosa Monsignor Sanna voleva creare per il futuro. Qui accanto a me abbiamo Giuseppe Marzia. e Marzia. Marzia, nello spettacolo del musical, interpreterà Suora Elisabetta. Suora Elisabetta è la priora di questo convento. Però vi spiegherà meglio Marzia. Mentre Giuseppe sarà Monsignor Sanna. C'hanno Due due ruoli molto importanti in questo musical. Adesso voglio sentire Marzia. Marzia, quanti anni hai, Marzia? Ecco, 25 anni. Esatto. quindi potete capire, insomma. E sono molto onorata di interpretare questo ruolo di Madre Elisabetta. È un ruolo che, devo dire, anche mi si addice un pochino, in quanto Madre Elisabetta è una figura molto scherzosa, divertente, e penso di esserlo Va benissimo, va anch'io. benissimo. E niente, sono qui, partecipo a questo musical in quanto conosco Suor Teresa da anni, da quando ero piccolina, e canto da quando appunto ero piccola, e ho conosciuto Suor Teresa grazie alla frequentazione insomma della chiesa, e Quindi il colpevole di tutto è Suor Teresa. sempre lei è sempre il colpevole. Colpevole in buono. Giuseppe, tu devi fare Monsignor Sanna. Come Esatto, sì. te la senti di avere un ruolo? Allora, è un ruolo abbastanza difficile, però bisogna dire che in questo secondo capitolo del musical, diciamo, la storia sarà tutta incentrata sulla storia di Madre Elisabetta. Io, Monsignor Sanna, diciamo, sarà la fine della sua vita, i suoi ultimi giorni, e aiuterà appunto la futura Madre Elisabetta a, diciamo, ad avvicinarsi, a combattere, a superare le lotte con la sua famiglia, perché la storia è abbastanza complicata, non Non voglio anticipare nulla. anticipiamo niente, se no togliamo il bello della sorpresa. Esatto, però c'è da dire che la storia, diciamo, di Madre Elisabetta non è stata molto semplice, quindi ha dovuto lottare, e si vedrà nel musical. Quindi io sto vivendo i miei ultimi giorni, aiuterò lei e le sue suore, le sue sorelle, e niente. Quindi diciamo che il mio ruolo non è quello principale, però è abbastanza importante per la sua vita, diciamo, per il suo personaggio. Come mai avete iniziato questa? Esatto. Questa avventura, chiamiamola così. Allora, io sono sempre stata molto appassionata di musical, da sempre. Ogni volta che posso, prenoto subito dei biglietti per vedere, insomma, ho sempre amato cantare, recitare, ballare. E appena Suor Teresa mi ha proposto questa iniziativa, questa avventura, ho detto sì, assolutamente sì. Poi con Suor Teresa collaboro da anni, quindi sapevo sarebbe stata un'organizzazione fantastica, con persone Come fantastiche. dice, come direbbe Checco Zalone, eri già del mestiere, Sì. insomma. E quindi ho subito detto di sì. Quindi la stessa cosa pure per te, Giuseppe? Sì, esatto. Vabbè, io nasco come sostituto di Monsignor Sanna nel primo musical, però sono stato riconfermato quest'anno Cioè, il come primo Monsignor era Sanna un altro è ragazzo. Poi scappato. per altri, no, 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 per altri impegni scherziamo. lavorativi, diciamo, poi l'ho sostituito per una serata, diciamo, e sono stato riconfermato. Ma lo sai che la storia dei sostituti è quella che hanno sempre più successo? Ah, non lo so. Quindi non
non ti abbattere il discorso, sono stati sostituto. Anzi, è un ruolo importante il sostituto, perché se non c'è sostituto, Ah, sì, poi non si non potrà si può fare fare. niente. E io conosco, ho conosciuto dei sostituti molto importanti. Se voi vi ricordate, voi siete ragazze, non so se riuscite a ricordarvi, lo Zecchino d'Oro, tanto Sì, tempo sì, sì. fa, il cosiddetto Mago Zurlì. Sì. Chi interpretava Mago Zurlì non doveva essere lui, ma chi doveva interpretare Mago Zurlì dette forfè. Quindi il sostituto che si è trovato lì in quel momento ha Poi è preso le porte, è diventato. diventato famoso. Quindi i sostituti sono Sono utili e sempre. sono sempre quelli che ce la fanno in tutto. Quindi non vi preoccupare per questo. Bene, ragazzi, adesso aspettiamo Teresa. E sentiamo la sua cosa c'ha da dirci. Allora, Madre Teresa, come mai? Io so delle sue iniziative, come si dice, dei combinati di tutti i colori, in bene, naturalmente. Come mai avete deciso di impersonare la storia di Monsignor San e di Sora Elisabetta? Senza che ci racconti il musical, perché non dobbiamo togliere il No. gusto di vederlo. Bene, questa è una storia bellissima che poi è bello vedere dal vivo e quindi già vi invitiamo per questo spettacolo del 3 alle ore 20:30 a iniziare alle ore 21 al padiglione numero 3 della Fiera di Gravina. È una storia d'amore fra Dio e un uomo, fra Dio e una donna. E quindi inizia con la storia di Frassana, vescovo di Gravina già dal 1923, e poi racconta la storia di una congregazione nata qui a Gravina. Racconta la storia di questo vescovo, la prima parte che noi l'abbiamo già fatto. Invece la seconda parte è centrata proprio sulla storia di questa donna, di questo personaggio che tutti voi conoscete a Gravina, Madre Elisabetta Favale, di cui vogliamo avere l'onore di poter raccontare. È storia di Gravina, vedo sui portali Io amo Gravina, il portale anche del comune di Gravina che postano tante di quelle cose belle. Ebbene, è bello postare anche una storia bellissima di una persona, di una figura meravigliosa che ha dato tanto per questa città. E quindi i giovani che sono loro in pratica i protagonisti di quella serata, che rappresenteranno le suore, i vescovi dell'epoca, i sacerdoti dell'epoca e la figura di Madre Elisabetta, è una storia veramente molto bella, una storia che è da ascoltare, ma poi raccontata nella voce giovanile, raccontata nell'esperienza dei giovani, nel modo giovanile di presentare Dio al mondo, di presentare anche il suo regno e la forma come il regno di Dio cresce, che bello. E Madre Elisabetta ha fatto crescere una bella parte del regno di Dio in questa città. E per questo è bello poter raccontarla, poter dire a Gravina, voi avete un personaggio qui e che è vivo ancora tuttora ed abbiamo fatto di tutto perché lei lo vedesse questo musical sulla sua persona. Per noi è un onore, per noi Suore di Gesù Crocifisso e anche tutti i giovani che stanno preparando veramente con tanta grinta. E stanno onorando la persona di Madre Elisabetta e che nel giorno 3 lo vedrete a forma di danza, a forma di canto, a forma di recita. Sarà bellissimo, vi aspettiamo tutti. Grazie, Maria Teresa, ci avete fatto venire. No, non vediamo l'ora che arrivi sabato, ma di questo passo, vi rendete conto che lì non avrete più spazio per le persone? No, va bene, noi cerchiamo di fare nel nostro piccolo il nostro meglio e dare uno spiraglio di luce a Gravina e far sì con che questa città venga anche vista da un punto di vista culturale e anche apprezzata da tutti. È importante. Io mi sento gravinese anche se non sono ancora cittadina italiana, ma fra poco arriva la cittadinanza e faremo una grande festa proprio quel giorno. Quindi è bello raccontare Gravina e in Madre Elisabetta lo racconteremo una parte della storia di Gravina che magari poi le generazioni
attuale non conoscono, ma molti la conoscono e i nostri bambini anche la conoscono. Madre Teresa, quel giorno che farete quella festa, noi avremmo piacere di venire a trovarvi, nel vero senso della parola. Sicuramente, per noi sarà un onore avere la presenza di tutti voi alla Fiera di Gravina per apprezzare questo personaggio così bello della storia della nostra città. Io vi devo dire che ho organizzato questa intervista perché a me piace quello che loro stanno organizzando, perché so come viene fatto, cioè so, immagino, ho visto come si organizzano gli spettacoli e so quanto lavoro c'è dietro, però sento dire per strada tanto è la solita recita che organizzano le suore. E questa volta, sinceramente, non gliela voglio far passare liscia ai gravinesi, voglio dimostrare che le suore sanno fare pure le cose buone, sanno organizzare dei veri... Vi stupiremo! Appunto, ci stupiranno! Hanno organizzato tutto, servizio di sicurezza, hanno affidato la sicurezza ad un'associazione pratica dell'ambiente, quindi... Non c'è niente lasciato al caso. Ma voglio anche aggiungere che vogliamo che tutti lo sanno, che tutti i personaggi sono gravinesi, sono tutti giovani soprattutto delle nostre parrocchie, giovani che collaborano con noi, con lo studio musical studio Santa Cecilia, e quindi è davvero tanto, tanto bello poter contare con la carica più potente di questo musical, che sono delle persone gravinesi, cioè sono originarie, ed è bello dare questo input a Gravina e dare un bagno di gioia, no? Direi così. E le suore di Gesù Crocifisso sono conosciute proprio come le suore della gioia, e noi siamo fiere di essere conosciute così, le suore della gioia, che portano l'annuncio del Vangelo attraverso la voce dei nostri giovani, attraverso le loro opere e le cose che riusciamo a fare insieme a loro. E siamo fiere davvero per tutto in quanto, per tutto, per la grinta che stanno mettendo per questo musical. L'energia di Madre Teresa è una cosa... Io sto qui vicino, ma sento una forza incredibile. Tano. Buonasera. Buonasera. Tu invece di cosa ti occuperai della parte che ci dovrà stupire musicalmente? Spiegaci, cosa farai di preciso? Io sarò il fratello di Suora Elisabetta, quindi di Amalia, che poi diventa Suora Elisabetta, Madre Elisabetta. Ho due ruoli, farò anche il narratore in un brano, e poi Suor Teresa, Madre Teresa, ha affidato anche a me e a Giuseppe in parte la realizzazione di tutto il palco e quindi di effetti speciali. Quindi ci stupirai? Non sarò io, però chi lavora per noi. Quindi sarete in due, anzi sarete non in quattro, tutti. Quanti, ci stupirete tutti, esatto. Quanti, insomma. Allora, non vediamo l'ora che arrivi sabato a questo punto. Grazie, contenti. Grazie a tutti quanti e buonasera. Buonasera.